cari follower, bentornati all'archivio del signor Santilio e spero vi siate muniti di buoni occhiali da sole, perché la grafica del gioco che analizzeremo oggi è veramente terribile. È il verde del Emerson Arcadia 2001 a devastare le vostre retine in questo momento. Se non sapete di che console stiamo parlando, beh, l'Emerson Arcadia è stato immesso sul mercato nel 1982 appunto dalla Emerson ed era una console delle tante che poi diedero forma, diciamo, al cosiddetto crash del 1983, ovvero un momento in cui le troppe console, i troppi giochi, il poco spazio sugli scaffali, la poca visibilità disponibile creò una sorta di bolla del mercato nella quale tutti quanti fecero una brutta fine, con pochissime eccezioni, o forse soltanto una, quella dell'Atari, che comunque non ne uscì benissimo. L'Emerson Arcadia 2001 era una macchina poi abbastanza meno potente rispetto alle altre, soprattutto comunque costava un po' meno e di conseguenza si basava su un hardware più modesto delle altre, nonostante il processore girasse a ben oltre 3,5 MHz. La grafica però aveva il limite degli 8 colori, una risoluzione molto bassa e nessuna feature particolare. Il processore centrale era della Signetics, che aveva motorizzato, tra virgolette, moltissimi altri sistemi, sempre a basso costo di quell'epoca. E questa è la seconda revisione di quel processore, che permetteva appunto qualche cosina in più, ma veramente poca roba. La revisione prima, diciamo, era quella che era la base dell'Intertone VC4000, mentre l'Emerson Arcade, diciamo, è un fratello gemello del Leonardo, conosciuto anche in Italia. Spesso i giochi di queste piattaforme erano interscambiabili, quindi si poteva prendere un titolo per il sistema X e inserirlo con successo nel sistema Y. Quasi sempre funzionava. Addirittura la Bandai in Giappone creò una macchina del genere con alcuni giochi esclusivi, tipo quello di Doraemon, ma bruttini comunque, purtroppo. L'analisi oggi di questo 3D Sucker della Arcadia, della Emerson stessa, quindi un titolo che cercò di utilizzare per fare pubblicità al proprio sistema, lo analizziamo, dicevo, perché sia dobbiamo, come missione di questa rubrica, cercare di scoprire tutti, ma proprio tutti i giochi di calcio, sia perché comunque è stato il primo gioco in visuale isometrica della storia, di calcio ovviamente sempre. La visuale isometrica è abbastanza rognosa da essere gestita, per alcuni motivi. Innanzitutto è necessario uno scrolling bidirezionale, quindi lo schermo deve potersi muovere in verticale e in orizzontale, e questo è qualcosa di molto più difficile per un programmatore e per una macchina da gestire. Il gioco però normalmente dovrebbe valere la candela, dato che questa inquadratura ha un che di televisivo, dona più spettacolarità. Ma spettacolarità non è proprio la parola giusta da usare per 3D Sucker in questo caso. Le limitazioni sono tante e inevitabili. Come vediamo, abbiamo soltanto un massimo di 3 sprite sullo schermo, quindi nessuna squadra intera, ma neanche lontanamente. Il sistema, come in altri videogiochi di calcio del passato, per esempio Nestle Sucker per Intellivision, fa comparire un nuovo giocatore quando quello inquadrato sullo schermo raggiunge il bordo estremo, quindi scompare, lo sprite viene riciclato da un altro lato. Se in Nestle Sucker la quantità maggiore di sprite sullo schermo e il campo più grande davano la sensazione di più di quei giocatori in realtà nel campo, qui sembra davvero di giocare con un compagno in un calcetto abbandonato. Mancano anche tante regole, per dire non esistono i fogli laterali, come se ci fosse un muro sulla linea di bordo campo che fa rimbalzare la palla. L'intelligenza artificiale inoltre è veramente pessima, guardate qui che gol hanno fatto, cioè siamo veramente a livelli imbarazzanti. Come se ciò non bastasse, 3D Sucker doveva essere giocato con il controller dell'Emerson Arcadia, che era il classico telecomandone a calcolatrice un po' dell'Intellivision, no? Quindi un disco per il controllo standard più tutti questi tasti, inutili in un gioco di calcio di questo tipo, soprattutto perché c'era così poca memoria che non potevano neanche essere implementate animazioni e colpi speciali diversi per sfruttare appunto tutti quei tasti. 3D Sucker è un gioco veramente povero, limitato e brutto, tant'è che non so cos'altro raccontarvi a questo punto. La Emerson appunto cercò di utilizzarlo a scopo promozionale per dire guardate, la nostra console può fare un bellissimo gioco di calcio, e in effetti la concorrenza a quel tempo non è che fosse molto fornita, ecco, però
l'Intellivision aveva un calcio sicuramente più giocabile di questo, con un ritmo diverso, una grafica più piacevole, nonostante un'impostazione più tradizionale. In ogni caso, questo era Calcio nella Storia. Io vi rimando alla prossima rubrica, sempre su questo canale, e chissà che qualcuno fra voi non abbia giocato al tempo a questo titolo. Ciao!